Buongiorno, allora intanto andiamo un attimo a bagnare i pomodori e i fagiolini, poi già ho visto che li devo legare di nuovo perché sono cresciuti un bel po'. Tacchete, pomodoro. Qui sotto invece ci sono sia fagiolini che menta, che rape rosse, ma come al solito ho messo troppa roba. E infatti le rape non stanno benissimo, quindi anche i fagiolini. Però i pomodori sì, mi sembrano. Pratiche, sembrano messi bene. E qua da qualche parte avevamo anche un pomodorino. Qui adesso li devo legare e ritirare su un po' bene, tipo questo. Qui abbiamo le talee che si sono riprese bene. E volevo farvi vedere se li trovo, se dove sta, che lo vi, eccolo qua, il primo pomodorino, che a breve diventerà grosso e rosso. Forse è meglio se bagno anche il rosmarino, bagniamo anche la lavanda, latte, e con questo fantastico spago adesso vado a legare bene sui pomodori. Dopodiché facciamo un primo esperimento salita a San Luca con piga scarica e vediamo un po' come va. Non sono molto entusiasta perché ho un po' paura di far fatica. Vabbè, vediamo come va. Eccoci qua e proviamo quindi sta prima salita verso San Luca che sta là. Si intravede, non dovrebbe essere niente di particolarmente difficile, anche se è bella in pendenza la salita. Comunque non l'ho mai fatta con la bici. Proviamo. E la notizia che mi sono scordato sempre di dire è che ho la clavicola destra dislocata. Ottimo, perché il 24 aprile ho fatto una caduta da fermo in bici sulla spalla e si era gonfiata molto. Poi ho sperato che passasse, che passasse, che passasse, insomma niente, mi sono fatta vedere, non ho ancora fatto le lastre, comunque c'è qualcosa che non va, c'è l'osso dislocato e quindi niente, adesso dovrò andare a fare le lastre e poi probabilmente sarà da trattare o da operare, o vediamo. Che bello, eh? Che bello! Dai, venga! Adesso qua c'è traffico di macchine. Ma noi dovremmo riuscire a fare todo in una ciclabile. Comunque qua si passa. Questo è l'altro ponte del fiume Reno, dall'altra parte. Voilà, eccoci esattamente all'inizio della salita. Questo si chiama Meloncello. Bello, eh? È su via Saragozza e poi da qua parte via di San Luca, che va su bella in piedi. Ora io mi ero preparato una banana da mangiarmi qua esattamente per poi salire, invece l'ho scordata a casa. Quindi nada, sono le 9 del mattino, non ho fatto colazione, niente, solo due caffè e acqua, dai. Se beviamo un pochito di acqua.
bella sabbiosa, non so cosa c'era. Beh, devo pulire sta borraccia e... Nada, dai, vado su, provo. Primo strappetto fatto, devo dire, con grande nonchalance. E adesso ho già messo il rapporto 2. Si va su. C'era un ciclista con la bici da strada che piano piano mi ha superato. Abbiamo fatto due chiacchiere. Adesso è sparito là davanti. Però non andava fortissimo più di me. E dai, qua è bello, eh. Tutta la salita è così, con i vari punti di preghiera dei pellegrini, che ne so, non ci ho mai capito una mazza di queste robe. E bah, secondo, guarda, adesso qua è pianura, secondo me a breve siamo arrivati, non è così impegnativa come pensavo. Racket, sono le 9:20, basta, ce l'abbiamo fatta, direi che è stato molto facile. Recensione della salita, facile, appunto. E secondo strappetto un pochino più impegnativo del primo, e volevo provare a star sempre seduto sulla sella, mi stavo ribaltando un attimo all'indietro, quindi ho dovuto fare un tratto in piedi sui pedali. Poi, a parte quello, sto sudando comunque un po' di fatica, e dai, qua siamo su, eh. Adesso non che ci sia vediamo se dall'altro lato riesco a far vedere un po' la città, ma non credo. Comunque dai, breve la salita, comunque intensa, non impegnativa, così da mattina, diciamo, da colazione ci sta. Io a digiuno ovviamente adesso mi vado a fare un caffè. Ah, non siedo una mazza, però qua c'è l'ospedale maggiore, qui c'è la via Emilia e casa mia è circa là. Perché io da casa mia e dalla mia cucina vedo esattamente questo. E non riesco bene a... Però sì, è circa là, circa qua. Casa. Nada, adesso dai, mi bevo un litrozzo d'acqua e riposo un attimo, dopo scendo. Oh, come al solito scendermi è un freddo, madre mia, sto soffrendo un sacco. Comunque, stadio de Bologna. Vabbè, ah, l'ospedale maggiore, infatti, che è, appunto, casa mia sarà circa di là. Invece lì si vedono i grattacieli della fiera e qualche chiesa. Adesso qua la GoPro non si riesce. Comunque ho fatto su e giù due volte dallo strappetto qua un po' più su, più impegnativo, e l'ho fatto quasi tutto seduto su giro, un pochino più piano. Devo dire, non pensavo di essere ancora così, diciamo, anche il fiatone, nel senso, comunque durante il viaggio le salitone con la bici cargata, ho imparato proprio un po' una tecnica di respirazione, penso che si chiama iperventilazione, cioè comunque buttando molto fuori, e tendo a farlo in anticipo rispetto a quando vado in affanno, quindi il risultato è che non mi viene mai il fiatone sotto il sole, così un po' di sudore, però piacevole. Adesso sto morendo di freddo, dai, ultimo micro pezzettino, poi mi fermo a un baretto carino. Traghete, Billy, baretto storico qua proprio sotto, sotto all'inizio di San Luca. E vorrei prendermi un caffè americano. Figa.